Buongiorno, visto che i miei gatti sono comparsi in diversi video, però non ve li ho mai presentati veramente, visto che sono una componente importante del canale e che i gatti piacciono a tutti, mi sembrava giusto presentarveli. Quindi cominciamo da Brioche. Questa è Brioche, eccola qua, protagonista del famoso video Magic Cat che un po' spopolato nel nostro piccolo spopolato ed è una vera stronza, prima di tutto, eccola, stronza, vieni qui. E è fortissima lei, è una forza della natura, ma ha 3 anni e mezzo e fa un sacco di cose strane, per esempio come quella che avete visto del nascondersi nel cassetto e poi ricomparire fuori, che non c'è nessun trucco, non c'è nessun inganno, nel senso che tanti mi hanno detto, hai fermato il video, poi l'hai fatto ripartire con il gatto dentro nel cassetto. No, cioè, ha fatto tutto lei, ve lo assicuro. Entra semplicemente nello spazio che si crea quando apri il cassetto, richiude il cassetto, lei si infila dentro e quando riapri sta lì. Non c'è niente di strano. Ama infilarsi nei cassetti quando li vede aperti, come nelle scatole, come la maggior parte dei gatti fa, insomma. Ma non è la sola cosa strana che fa, perché quando canto mi sale sulle spalle, arrampicandosi dalla gamba e poi in su. Cioè, ragazzi, io non sono per niente intronata, canto perché mi piace cantare, ma proprio come si fa sotto la doccia. E lei non so se sia per un non volermi sentire e dirmi stai zitta che fai veramente schifo perché sei stonata come una cosa che mi sale sulle spalle oppure per altro, non lo so, comunque fa questa cosa e lo fa anche fischiando. Poi, tra l'altro, è uno dei pochissimi gatti che quando la chiami arriva, perché di solito i gatti li chiami, si girano dall'altra parte, se ne vanno, decidono loro quando venire da te, non sono come i cani che tornano. Lei invece sì, lei dovunque si trova, ti metti fuori nel giardino, brioche, arriva, da qualche parte arriva. E sta sempre in giro perché è una temibile, temibile cacciatrice, nel senso che davvero cattura di tutto, ma quando dico di tutto va dai roditori, agli uccelli, alle bisce, le cose strane, non lo so. Perché brioche? È importante questa cosa. Perché brioche? Perché quando era piccola lì tutta carina carina, una palletta arancione, mi sembrava un croissant, non lo so, l'abbiamo chiamata brioche per quello. L'altra gatta invece è Minou e ve la faccio vedere. Lei è Minou, che invece della cacciatrice non ha proprio proprio niente, nel senso che tutto quello che sa fare è quello che vedete in questo momento, cioè starsene sul divano a poltrire. Tranne nei due momenti in cui invece mangia. E quindi caratteristiche particolari: mangiare e dormire. E farsi strapazzare, perché come avete visto nel video di Cat Perry, mi sono sempre divertita a torturarla proprio perché è un gatto che non reagisce, sta inerme come una bambola di pezza, per cui gli puoi fare qualunque cosa che assolutamente. Al contrario dell'altra che invece, attenzione, non si fa certo mettere i piedi in testa, anzi sgagna e graffia se gli fai qualcosa che gli gira un po' le scatole. Per cui due caratteri completamente diversi. E da due caratteri così diversi, che cosa ne consegue? Che si scannano, come avete visto, in quell'altro video. E si scannano in continuazione perché Minou non vuole fare niente, vuole solo dormire. L'altra è schizzata, le salta addosso, la inziga alla battaglia e Minou tenta di sopraffarla, di metterla in riga, ma puntualmente non ci riesce. E così capita che dopo un loro azzuffamento la povera Minou, che ormai ha 11 anni, si ritrova col fiatone, con l'asma, così. È proprio. Sono un cinema tra tutte e due, veramente. Che altro dire? Ne metteremo sicuramente altri video su questi brioche,
piatti pazzi che mi ritrovo in casa e se apprezzate, se vi piacciono. E basta. Arrivederci.